Buonasera ragazzi, con colpevole ritardo però eccomi qua per fare la live trailer reaction di Terminator Destino Oscuro in uscita a novembre, prodotto da James Cameron e diretto da Tim Miller, regista di Deadpool. Ci sono Schwarzenegger, c'è Linda Hamilton, vediamo cosa succede. James Cameron ha dichiarato che questo qui sarà il vero Terminator 3, cioè da mettersi dopo Terminator 2, il giorno del giudizio. Non ci resta che vedere il trailer che è uscito oggi, da pochissime ore. Ora aspettate un attimo che se riesco a accendere qua. E ce lo vediamo. 3, 2, 1. Via. Due giorni fa la mia vita era semplice e bellissima. Ora è un incubo. Eccolo qua. Porca. Una voce del T-1000 praticamente. Anche lei sembra essere una voce. Eccola qua, è tornata. Minchia, Gandalf di Terminator. Minchia, non ce la faccia più, ma spacca il culo ancora a tutti. Sarah Connor. Tu chi sei? Produzione James Cameron. Il mio nome è Sarah Connor. Non ho mai visto una come te prima d'ora. Quasi umana. Io sono umana. Perché ti importa cosa le succede? Perché io ero lei. Eccolo qua, invecchiato, non si capisce un cazzo perché non si sa chi è quella lì, Codorini, messicano. Abbiamo perso un teaser stupendo. Come vinciamo? Vinciamo tenendoti in vita. Niente, ma perché non taglio? Destino scuro, bello il titolo. Mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia, cioè, uno spettacolo ragazzi. Allora, sono ancora un po' bello sconvolto. Allora, sappiamo benissimo che Terminator da dopo il 2 ha sempre avuto dei problemi, hanno provato con Salvation, le macchine ribelli, di Jonathan Mostow, ed era stato un insuccesso nonostante fosse Schwarzenegger, Salvation senza Schwarzenegger, solo CGI, era stato un flop. Anche se mi è comunque abbastanza piaciuto. Poi ci hanno riprovato con Terminator Genesis, che era comunque una cosa alternativa, anche lì non è piaciuto a tanti, a me comunque era piaciuto, alcune cose mi erano piaciute. Ora questo mi rassicura il fatto che ci sia la produzione di James Cameron dietro, e comunque la regia di Tim Miller, un regista come si deve, perché ha diretto Deadpool. E fin d'azione mi sembra che ci sia. Mi sembra che comunque ci siano tutte le cose che si sono viste nel secondo Terminator e qualcosa anche del primo. Ovviamente, cioè, non ci possiamo aspettare che faccia un Terminator 2-2 o Terminator 2-3. Nel senso, Terminator 2 e Terminator 2, intoccabili. Terminator, il primo è intoccabile anche lui, due film diversi ma intoccabili. Bisogna cercare di fare un degno seguito, cioè il ritorno di Linda Hamilton potrebbe aiutare questo franchise. Schwarzenegger c'è, è invecchiato, non si capisce perché, non si sa chi è, non si sa chi non è. Aveva una ferita nel volto, quindi potrebbe essere anche umano, non so, minimamente non capisco cosa si inventeranno con Schwarzenegger. Che 800, boh, non lo so, anche lei, quella ragazza lì, chi sia, non si sa, non siamo un cyborg, mezzo umano, ha detto, boh.
Ma ha sballato comunque Sarah Connor perché è vecchia, invecchiatissima, però non mi aspettavo che facesse un bel debutto così in un teaser. Sicuramente in un altro trailer vedremo Schwarzenegger in azione, quindi nel senso dobbiamo aspettarci qualcosa in più, qualche immagine in più. Quel cyborg lì che sembra un po' l'evoluzione del T-1000 mi è piaciuto abbastanza, bello come si modifica, tutto con il ferro e tutto. La paura rimane perché comunque è un franchise che negli ultimi anni da dopo, cioè, ha sempre avuto problemi, hanno già provato 3 volte a portare avanti il franchise e non ci sono riusciti, senza contare la serie TV della Sarah Connor Chronicles, che hanno fatto solo 2 stagioni. Vedremo, a novembre è spettacolare, lo sembra. Ovviamente se ci aspettiamo un Terminator 2, 3, non lo è. Questo qui è Terminator Destino Oscuro. Il seguito di Terminator 2, vedremo cosa si inventeranno. Va bene, ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa live reaction. Alla prossima, e scusate il ritardo. Ciao.